Eccoci di nuovo collegati con lo stadio Luigi Muzzi di Orvieto, dove sta per iniziare il secondo tempo della partita tra Orvietana e Ellera, gara valevole per la sesta giornata del campionato regionale di eccellenza. Partita in questo momento con gli ospiti che danno il calcio d'avvio e il risultato della prima frazione di gioco vede l'Orvietana in vantaggio 1-0 grazie alla rete realizzata al 32esimo minuto da Danieli. Una partita tutto sommato equilibrata in cui a fare la differenza fino a questo momento sono state le giocate là davanti del numero 9. Che in un paio di circostanze, tre per la precisione, si è reso pericolosissimo. La prima sul calcio di punizione, in cui è stato bravissimo l'estremo difensore Chicri, poi su un colpo di testa con palla che è terminata fuori non di molto, e poi con il gol che ha portato in vantaggio l'Orvietana, il fallo di De Vitis, calcio di punizione in favore dell'Ellera. A occhio non mi sembra che ci siano sostituzioni nell'intervallo, per cui ci sembrano gli stessi 22 in campo. Andiamo a vedere lo schieramento delle due formazioni mentre Colangelo prova a sgusciar via, fa un buon lavoro e poi allarga per Bianco. Orvietana, Becca Ceci, Paletta, Bianco, Annibaldi, Marchi, De Vitis, Locchi, Colangelo, Danieli, Mortaroli e Keita. Risponde l'Ellera con Chicri tra i pali, Lentini, Proietti, Giorgini, Cherubini e Mattia, Finetti, Giorgini, Nicolò, Agatullo, Fiorindi e Maggionami. Due gli ammoniti nelle file delle due formazioni, da una parte per i biancorossi Marchi e per i biancocelesti Maggionami, Agatullo, Fiorindi, Proietti, Giorgini, attaccato da Locchi, si libera pescando i Fiorindi, ancora Locchi, l'intervento regolare stavolta, poi la palla che si impenna da parte di Giorgini con palla che termina debolmente tra le braccia di Becca Ceci, De Vitis. Ora ovviamente l'Ellera dovrà spingere un po' di più mentre è pronto un cambio e dovrà per forza di cose lasciare qualche spazio in più agli avanti biancorossi. Intanto Acatullo va a cercare il cross centralmente, Becca Ceci. Pronto Nuti per entrare sul rettangolo di gioco per la formazione di Abbenante. Marchi, lo scambio con Annibaldi, si fa vedere, riceve Colangelo, De Vitis. Bene Paletta sulla sua ala, cercare lo scatto di Danieli che ruba palla a Mattia. Poi Mortaroli, zona tiro, Mortaroli ancora va a cercare il fondo, cerca un cross che viene chiuso dallo stesso Mattia che poi mette fuori. Che c'era qualche problema per Cherubini mentre c'è il cambio. Pronto Nuti per Cherubini, quindi fuori il centrale difensivo e dentro con il numero 19 Nuti. A disposizione delle due panchine per Abbenante, Rosignoli, Ramilli, Mariani, Shei, Cara, Rellini, Polidori e Rolandone. Fiorucci ha portato in panchina con sé Percuoti, Riccardo, Grizzi, Lanzi, Simoncini, Cotigni, Dida, Idromela, Sulimani e Chiumarulo. Si rivede quindi
idromela dopo diverso tempo, lo stesso Dida in panchina e non in tribuna. Queste sono avvisaglie che pian piano si stanno recuperando tutti gli uomini a disposizione. Avrà soltanto problemi di abbondanza Silvano Fiorucci, questo è buono. Per il tecnico orvietano Annibaldi. Cerca di far proseguire Locchi con un intervento di piegamento difensivo, poi Mortaroli che va a commettere fallo, calcio di punizione in favore dell'Ellera. Intervento su Maggionami da parte di Mortaroli. La giornata prevede Angelana Trasimeno, Castel del Piano, Sansepolcro, Lama Gualdo, Nestor Tiferno, Orvietana Ellera, Ponte Valle Ceppina Arnese, San Sisto Ducato, Spoleto Nestor. Prossima trasferta è una di quelle con il bolino rosso per l'Orvietana sul campo del Sansepolcro. Una gran bella sfida sul campo dei bianconeri. Esce zoppicando Maggionami. Giorgini pronto per il calcio di punizione. Centralmente Annibaldi. Palla che finisce oltre la linea laterale. La rimessa di Lentini per Giorgini, poi De Vitis, apertura a sinistra per Locchi, fermato Keita, palla in fallo laterale, rimessa in gioco di Bianco, mentre torna in campo Maggionami. Dirige l'incontro Riccardo Boiani di Pesaro, due assistenti Mariani e Vagnetti della sezione di Perugia. Poco o nulla da segnalare per i due fischietti fino a questo momento. Buona la prova del direttore di gara e della sua assistenza. Locchi va a cercare Danieli. Palla che viene deviata in fallo laterale, la rimessa in gioco con le mani Keita. Bianco, la sciabolata per Mortaroli, deve uscire Chicri, mette in moto Proietti, Paletta, Finetti. Lotta con Colangelo. Locchi, Marchi. Ancora il pallone per Mortaroli che prova ad andarsene. Mortaroli, Mortaroli mette dentro per Danieli che arriva di gran carriera. Palla che termina sul fondo. Grande occasione per l'Orvietana con Mortaroli che se n'è andato sul filo del fuorigioco. Ha messo un pallone d'oro per Danieli che è arrivato con un pizzico di ritardo, non è riuscito a trovare la deviazione vincente.
per il gol che avrebbe messo in sicurezza il risultato. Ancora Mortaroli, ruba palla a Maggionami, ancora Mortaroli, prova ad andarsene, è fermato, palla ancora giocabile, poi va giù e c'è il fallo di Maggionami, calcio di punizione in favore dell'Orvietana, che sta giocando una buona partita. Salgono Anibaldi, Marchi, anche De Vitis. Il cross in mezzo, Chicri con i pugni a mettere out. Pronto Paletta, Colangelo, tra due uomini, prova a sgusciar via, viene fermato, palla che termina in fallo laterale, la rimessa in gioco è della formazione ospite, con Proietti, De Vitis, Locchi. Palla lunga a cercare Danieli, troppo lunga. Chicri. Di rilancio lungo, direttamente dalle braccia del suo collega Beccaceci. Anibaldi. Di prima Mortaroli per Locchi. Poi Marchi, De Vitis, Paletta, De Vitis, sciabolata verso Danieli, mantiene il possesso del pallone, poi serve bene Locchi da questi a Mortaroli, zona tiro, Mortaroli, il destro, si accartoccia a Chicri, Proietti, fermato. Marchi, l'intervento di Proietti, giudicato irregolare, calcio di punizione per l'Orvietana. Già si è fatta vedere in due circostanze importanti in questo secondo tempo dalle parti di Kirkley. Ancora un pallone messo in profondità per Keita, Keita, va giù Keita con il tocco di Proietti e c'è calcio di rigore. Cartellino giallo per Proietti e calcio di rigore ottima palla per Keita e Danieli adesso l'opportunità di mettere il suo secondo sigillo al match. Se ne stava andando Keita. Nessuna protesta, parte Danieli, la rete. Il raddoppio di Danieli. Il raddoppio di Danieli, Orvietana sul 2-0. Gol importante, importantissimo
mette tranquillità alla squadra. Ancora Keita che ruba palla, prova ad andarsene, è chiuso. Poi Colangelo centralmente, Locchi subito in profondità per lo scatto, ancora Marchi, Locchi fermato, riparte Lellera, pallone in profondità a Catullo, mette in mezzo il sinistro e la rete. La rete da parte del nuovo entrato Nuti. Quasi addormentata la difesa biancorossa, si è fatta pescare in questa ripartenza che ha rimesso ora le distanze su un gol di differenza tra le due squadre. E ovviamente dato morale e spirito all'Ellera, mentre l'arbitro va a richiamare a Catullo, cartellino giallo per l'intervento su Colangelo. Terzo ammonito nelle file dell'Ellera. Spesso bersagliato Colangelo. Ne prende parecchi. Si rialza zoppicante. Due a uno ora il punteggio. Ellera che si è rifatta subito sotto dopo il gol del 2-0 su calcio di rigore di Danieli. E adesso palla lunga, Danieli commette fallo, calcio di punizione, verrà battuto dalla formazione di Abenante. Bianco mette fuori, Bianco, l'ultimo a toccare è il numero 10, ferma il gioco il direttore di gara perché c'è un cambio. Fuori Colangelo e dentro con il numero 16 Cotigni. Brava, buona la prova di Colangelo ancora una volta, un gol bellissimo contro la Tiferno in Coppa, purtroppo non è bastato. Gli applausi del pubblico stanno a sottolineare comunque la buona prestazione del numero 8 quest'oggi. Pallone lungo in profondità, il rilancio di Annibaldi, poi Cotigni verso Keita, Proietti recupera verso Finetti. Finetti prova il cross lunghissimo dalla parte opposta, palla che si spegne oltre il fondo, si riprenderà con la rimessa da parte di Beccacici. 2 a 1 il punteggio ora.
Ovviamente l'Orvietana deve stare attenta a non lasciare troppi spazi. Bianco, il rilancio di Mattia, pallone recuperato da Annibaldi. Locchi, non passa, poi recupera Cotigni, anzi Marchi, profondità per Mortaroli, chiama davanti a sé Locchi, si defila Locchi, cerca compagni, trova Annibaldi, l'apertura a cercare Mortaroli che nel frattempo si era accentrato. Palla che si perde direttamente sul fondo con la rimessa in gioco di Chicri. Bianco, poi il pallone recuperato da Fiorindi che lo mette in mezzo, De Vitis mette fuori, poi la conclusione da parte di Acatullo, si accartoccia Beccaceci, para a terra. Ella era più che vivo, più che mai, non vuole mollare. Proietti, c'è un cambio, fuori il numero 11 Maggionami, dentro con il numero 15 Shei. Shegi, il rilancio, e qui arriva un cartellino giallo per Mattia, il quarto ammonito nelle file della Lellera. Insieme a Mattia, Proietti, Acatullo e Maggionami. Calcio di punizione, Paletta. L'anticipo di Lentini. E poi viene imbeccato da Acatullo. Lentini contro De Vitis. Lo ferma De Vitis, l'ultimo tocco è di Lentini. Almeno così mi sembrava anche a me. È di questo avviso l'assistente di linea. Giorgini. Pallone messo in mezzo, Marchi in qualche modo, poi l'anticipo di Paletta. Shegi. Cotigni, di prima intenzione verso Danieli, buona l'intuizione, l'ultimo tocco è di Mattia, palla in corner, quarto della partita per l'Orvietana che lo va a battere con Mortaroli, mentre si scalda tutta la panchina biancorossa. Ci sono per quote Grizzi, Lanzi, Simoncini, Dida, Idromela, Sulimani e Chiumarulo. Pronto il pallone messo in mezzo, il colpo di testa di Cotigni. Libera la retroguardia. Poi alimenta ancora Mortaroli. Su Proietti con il sinistro. Va al cross, buono sul secondo palo. De Vitis non riesce a girare. Pallone che arriva verso Acatullo,
A Catullo, fuori Annibaldi, attenzione a Catullo, il cross sul secondo palo, Dentini. Che occasione questa per, non Lentini, Finetti. Cartellino giallo per Beccaceci, che ha gettato via il pallone. In questa circostanza ancora una volta una leggerezza, il ripiegamento a Catullo. Ha messo un pallone d'oro per Finetti, il giovane classe 2002, ha spedito alle stelle da buona posizione. Rimessa lunga, il colpo di testa tentato da Giorgini. Annibaldi. Qui fallo. Fischiato su Annibaldi, calcio di punizione per l'Ellera. Con Mattia. Il rilancio. Va alla rincorsa del pallone Danieli. Il cross sul secondo palo, esce non bene Chiricchi. Poi per un attimo Keita. E allora può ripartire l'Elera. Sceggi. Spinto, messo giù, calcio di punizione da De Vitis. Agatullo, pallone centrale, c'è il recupero di Annibaldi, poi sbaglia l'appoggio, ancora Sceggi, chiuso Annibaldi, Cotigni, e l'arbitro ferma il gioco, poteva anche consentire la regola del vantaggio in questa circostanza con Cotigni, ma era alle sue spalle, non se ne è avveduto. Allora calcio di punizione in favore dell'Orvietana con De Vitis. Annibaldi. Bianco sulla sua ala dove non c'è nessuno. E allora il rilancio lungo direttamente verso Beccaceci. Con i piedi verso Mortaroli. Paletta. Mortaroli. Giorgini. Con il sinistro. Per lo scatto di Nuti. Che scivola giù e fa cadere anche Annibaldi. Calcio di punizione in favore dell'Orvietana. Sei minuti di gioco. Paletta, ottimo lavoro Paletta, va con il cross a girare, era buona l'idea, buonissima l'idea. Bravo in questa circostanza l'estremo Chirchi. Qui il rinvio di Beccaceci, preda di Agatullo ora. Agatullo in aria, Agatullo, il destro di Agatullo, basso. La Norvetana che deve stare attenta.
Annibaldi, Marchi, scambio con Beccaceci, Bianco, adesso porta un po' spazio il pallone Annibaldi, poi lo serve centralmente a Danieli, l'apertura per Mortaroli, taglia il campo dalla parte opposta, non c'è nessuno a cui servire, ora Keita, Bianco, Mortaroli, cambia tutto dalla parte opposta per Paletta, lo scambio con Locchi, elaborata manovra dell'Orvietana, Danieli, palla che non filtra, esce bene Ceci, fermato da De Vitis, Marchi, Cotigni va giù proteggendo il pallone, calcio di punizione, sta per scoccare la mezz'ora, quarto d'ora ancora per le speranze dell'Ellera di rimontare. Guadagna la rimessa la formazione biancorossa con Mortaroli, Paletta, ancora a cercare Mortaroli di prima intenzione, buono il cross, Keita non trova la sfera, ma c'è Locchi, Marchi, allunga questa palla per Mortaroli che cerca di mantenerla in campo e ce la fa, perché la palla è in fallo laterale, credo. No. Sì, sì, è in fallo laterale. Ce l'aveva fatta a mantenerla in campo. Proietti con le mani. Lungo il colpo di testa di Paletta. Quello di Ceci che rilancia in profondità. Cotigni non si intende con il compagno, per poco non ne approfitta Ceci, poi Locchi resiste per Mortaroli che si accentra, movimento di Danieli, Keita e sono finiti entrambi in fuorigioco. Qui il fallo di Locchi. Calcio di punizione per l'Ellera. Fermato Ceci da Marchi. Poi recupera lo stesso numero 15. Ora Nuti, fermato anche lui, può ripartire Mortaroli, spazio 3 contro 3, Danieli in posizione irregolare, Mortaroli porta a spazio il pallone, lo serve a Locchi, due uomini su di lui, cerca compagni, poi prova a servire Keita, non si intendono i due. Il rilancio di Chicri. Keita. Marchi. Proietti. Di testa. Sulla pressione di Mortaroli. Ancora Proietti. Lo scambio con Finetti. Palla
di ritorno non controllata dal numero 3, e c'è il cambio ancora nelle file dentro col numero 18 Polidori, fuori Fiorindi. Prova la carta del bomber a Benante. Cotigni protegge palla, scaldano un po' gli animi in questo momento. Ammonito Mortaroli. De Vitis verso Cotigni, commette fallo su Finetti, calcio di punizione per l'Ellera. Proietti, Finetti, Giorgini apre tutto dalla parte opposta dove c'è Bianco con Acatullo. La chiusura di Bianco. Trentaquattro minuti di gioco. Cross messo in mezzo, Beccacici. Annibaldi, colpo di testa di Proietti, di certo tra i più attivi insieme a Finetti. Polidori, Finetti ancora verso Polidori, c'è la chiusura di De Vitis che chiama in causa Beccacici. Due a uno il punteggio. Con le mani. Il sinistro, bello lungo per Danieli. Poi Kirkri deve uscire con i piedi sulla pressione di Keita. Non è recuperato da Locchi. Ora da Mortaroli. Locchi. Ancora verso Mortaroli, c'è Proietti che fa buona guardia, che commette fallo. Mentre c'è un cambio. Pronto Idromela per Mortaroli. Applausi del pubblico, come sempre generosa la prestazione di Matteo Mortaroli. E rivediamo Idromela finalmente in campo. Era la sfida contro il Giove in amichevole nel periodo precampionato. Da lì in poi non si è visto, non si era più visto Idromela. Problemi. Ce lo ricordava sempre Fiorucci nelle sue interviste.
Adesso Locchi prova ad andare sul fondo, va a guadagnarsi un calcio d'angolo, il quinto, e soprattutto tiene lontana l'Elera dalla propria metà campo. 37 minuti di gioco, 8 al termine. Pronto Locchi, il cross lungo verso Marchi, che prova la giocata, Idromela prova ad andarsene, va giù e c'è il fallo su Idromela. Calcio di punizione. Pronto Locchi e Cotigni. Rimessa dal fondo. Una scelta non felice quella di non giocarla. Questa punizione. Battuto a favore di Scegi, Polidori, Annibaldi. La chiusura di Marchi, c'è il fallo di Polidori. Calcio di punizione per i biancorossi. 6 al termine, 2 a 1 il punteggio in favore dell'Orvietana. Doppietta di Danieli e gol di Nuti. Locchi, Cotigni mantiene il possesso del pallone, poi lo perde. De Vitis da quest'altra parte. Lentini, buono l'aggancio, Cotigni senza mezze misure, mette out. Proietti, l'intervento di Idromela, giudicato irregolare, calcio di punizione. Sale addirittura a centrocampo l'estremo Chicri per la battuta di questo calcio di punizione. Lungo in mezzo, il colpo di testa. Marchi che va a commettere fallo. Calcio di punizione, che è il problema per Proietti. Diciamo uno dei migliori insieme a Lentini, insieme a Finetti nelle file della propria formazione. Battuto in mezzo, il colpo di testa tentato da Polidori. Nessuno, tocca la sfera, palla che termina fuori, sarà rimessa dal fondo per Beccaceci, che non può perdere più di tanto tempo visto che già è stato ammonito. Altro cambio nelle file dell'Orvietana. Pronto con il numero 13 Grizzi. Fuori Locchi. Buona prova anche di Locchi, autore dell'assist per il gol dell'1-0. Colpo di testa di Marchi,
in zona di Danieli, poi Keita, interviene Idromela. E guadagna un altro calcio di punizione. Cinque minuti di recupero. Si giocherà fino al 50esimo. Pallone messo dentro intanto per Idromela, con palla che è terminata sul fondo. Il rilancio, il colpo di testa tentato da De Vitis. Il contatto con Polidori. Arbitro al cartellino in mano, ammonito Polidori, quinto ammonito nelle file della formazione dell'Ellera, tre nelle file dell'Orvietana. Non, diciamo, è stata una partita assolutamente corretta, ma insomma, otto ammoniti non sono pochi. Battuto lungo, il rilancio immediato di Chicri, colpo di testa, posizione irregolare, no, calcio di punizione in favore dell'Orvietana. Palla verso Idromela, irraggiungibile. Allora con le mani è pronto Lentini. Marchi verso Danieli. Ancora il rilancio subito lungo da parte dell'estremo difensore biancoceleste. Lentini, Finetti, il rilancio ancora nella zona dove non c'è nessuno. Colpo di testa, Annibaldi, poi Bianco verso Danieli. L'apertura verso Cotigni, c'è Marchi. Ancora verso Cotigni, intervento irregolare da parte del numero 16, calcio di punizione in favore dell'Ellera. Altro cambio nelle file dell'Orvietana, pronto Sulimani per Keita. Applausi anche per Keita, anche per lui una buona prova. Pallone lungo, colpo di testa di Grizzi e c'è l'angolo, il terzo che va a battere l'Ellera. Seguiamo questa azione, piano recupero, pallone messo dentro, Beccacici, smanaccia poi Lentini, Finetti, si salva De Vitis o Marchi e poi riparte in contropiede dell'Orvietana con Paletta per Idromela, per Sulimani, arriva Danieli in area, il destro di Danieli, la palla in rete. Tripletta per Giuseppe Danieli, che mette il sigillo finale a questa sfida.
e non c'è tempo neanche per andare oltre. Anche Fiorucci in campo ad abbracciare Giuseppe Danieli per il tris che ha messo in campo, una tripletta personale importante per l'attaccante. Proprio sul finale ha trovato il gol del 3-1 che chiude il match. Tripletta di Danieli, gol di Nuti per l'Elera che aveva ridotto le distanze, continuando a sperare fino all'ultimo secondo. Una vittoria importante, 3 punti d'oro che portano la situazione di classifica a quota 10 in una zona decisamente più consona. Adesso noi diamo linea alla regia, prossimo appuntamento a Sansepolcro per la sfida contro i Bidurgensi, sarà una sfida decisamente importante. Però intanto l'Orvietana si culla questo bel 3-1 che porta a casa 3 punti d'oro in chiave classifica. È tutto dal comunale Luigi Muzzi, grazie per averci seguito e buona serata.